Bentrovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. I porti non hanno mai chiuso, Napoli, Salerno e Castellammare hanno continuato a svolgere la loro funzione anche durante i due mesi di pieno lockdown della pandemia. L'hanno svolta in particolare per il traffico delle merci Napoli e Salerno, anche la parte passeggeri gradualmente sta riprendendo la sua attività. I collegamenti verso le isole, quelle del Golfo e le isole maggiori del nostro paese, stanno ricominciando ad essere un elemento vitale del nostro porto. Sono ripresi i cantieri delle nostre attività e quindi siamo in grado di ripartire con lo sviluppo infrastrutturale che sarà capace di dare elementi di competitività ai porti principali della Campania. Ci troviamo in uno dei punti più alti del porto di Napoli. Alle mie spalle i serbatoi all'interno dei quali sono contenuti prodotti liquidi, chimici, oli minerali ed oli vegetali. La crisi ha toccato purtroppo anche il nostro settore delle rinfuse liquide. Abbiamo istituito protocolli ad hoc per fronteggiare la crisi e stiamo predisponendo nuovi impianti per operare un rilancio. Siamo infatti pronti ad aprirci al mercato alimentare, stoccando ad esempio prodotti alimentari per industrie dolciarie. In pieno lockdown abbiamo garantito la continuità dei servizi grazie all'applicazione e alla dedizione dei nostri lavoratori, a cui va il nostro più grande ringraziamento. Adesso ci prepariamo ad affrontare la ripresa con un piano di investimento ambizioso fatto di mezzi tecnologicamente avanzati e di un piano di assunzioni fatto di giovani che allargheranno la nostra famiglia, ed è questo quello che ci rende più orgogliosi e ci prepara per affrontare un futuro che certamente sarà roseo. Potenziamento della capacità produttiva e innovazione tecnologiche. In pieno lockdown abbiamo acquistato una nuova gru per contenitori da 6 milioni di euro, abbiamo lanciato una nuova control room e i gate automatici per l'accesso al terminal. Occupazione come impegno sociale ed etico. Proprio negli ultimi mesi abbiamo assunto 15 giovani e stiamo promuovendo una maggiore presenza femminile nel lavoro portuale. Ed infine è centrale la scelta dell'ambiente. Proprio in questi giorni abbiamo lanciato un progetto molto ambizioso di terminal ad emissioni zero che realizzeremo nei prossimi 5 anni. Su questi temi possiamo contribuire al futuro del nostro paese. Ci troviamo proprio sulle banchine di Calata Portamassa, luogo di partenza delle navi traghetto che collegano le isole del Golfo e la Sicilia, la Sardegna e le isole Eolie. La famiglia Improta ha curato il restauro architettonico del fabbricato demaniale, trasformandolo e riconvertendolo da magazzino doganale a stazione marittima, luogo di accoglienza dei passeggeri. La stazione marittima accoglie oltre 1 milione di passeggeri l'anno e in questa fase ha predisposto le misure di sicurezza in modo da poter accogliere sempre più numerosi i passeggeri che ci auguriamo possano sempre più anche dall'estero ritornare nella nostra regione e frequentare le nostre splendide località. Napoli è il terzo porto italiano per numero di croceristi ed è il più importante del sud Italia. Ha una storia marittima enorme, tant'è che la stazione marittima alle mie spalle è stata realizzata nel 1936 e da allora ha visto transitare milioni e milioni di passeggeri e di cittadini. Si sta lavorando in maniera alacre e costante per fare in modo che si sia pronti quando ci sarà la ripresa, e oltre a questo stiamo cercando di incrementare tutte quelle che sono le iniziative rivolte alla città di Napoli e ai turisti che arriveranno su Napoli per utilizzare il monumento storico della stazione marittima attraverso anche altre iniziative. Il porto di Salerno si farà trovare pronto alle grandi sfide del futuro. Grazie a Zadid, che ci ha lasciato un'eredità importante, quella di valorizzare la stazione marittima di Salerno. Nel 2020, nella seconda parte, ci faremo trovare pronti alle grandi sfide. Grazie all'autorità di sistema che ha messo in campo il grande dragaggio, abbiamo già oggi 10 metri alla banchina Manfredi. Storia, tradizione, competenza e professionalità faranno la differenza per le prossime sfide. Abbiamo un porto, approdo unico nel Mediterraneo per la possibilità di ormeggiare unità superiore ai 100 metri. Energia, acqua, internet, ma soprattutto il bacino turistico che riusciamo ad offrire. Sorrento, Pompei, Vesuvio e Capri in un unico pacchetto. Abbiamo avuto un calo dei numeri, ma è proprio il nostro territorio che ci dà coraggio e ci spinge a guardare con speranza al futuro.
Termina così il nostro momento di informazione.